del suo tempo e tante volte la direzione del suo camminare è stata obbligata dal Signore. E già questa parola ci potrebbe dare fastidio. E perché devo essere obbligato? Perché? Perché è l'esigenza dell'amore che crea l'obbligo di percorrere quella strada e non un'altra strada. Io ho in casa una persona anziana ammalata. Non riesco a servirla. Ma quella persona in casa ammalata è la strada obbligata del mio amore. Ma io vado una volta alla settimana all'ospedale a fare volontariato. No. Fai evasione. Non fai volontariato. Fai evasione. Capite che significa? Che il Signore ci fa vedere le strade da percorrere. Tante volte sono strade che noi condividiamo e subito le affrontiamo, subito ci incamminiamo. Ma poi a un certo punto quelle strade cambiano meta, cambiano percorso, percorso e meta. E tante volte percorso e meta sono obbligati. Non posso chiudere la porta per andare altrove quando ho in casa la via maestra della carità. Questo vale per tutti gli altri impegni che lo Spirito del Signore che è su di noi ci porta a vivere. Ho parlato dell'impegno più evidente della malattia da soccorrere, e Antonio è il soccorritore degli ammalati. Antonio non si è mai tirato indietro, anche quando non ha fatto il miracolo, ma si è fermato e si ferma vicino alle sofferenze di ognuno. E quel fermarsi è già consolazione, e quel fermarsi è già sollievo, e quel fermarsi è già guarigione. Quante volte è capitato anche a noi di vedere un familiare, anche noi stessi ammalati, scoraggiati, è entrato il medico, si è illuminato la mano. Solo che è entrato il medico. È andata una persona amica che sa stare vicino. L'ammalato non è guarito, ma si è illuminato. Ecco che significa la presenza di Antonio di Padova accanto a tutti i sofferenti, a tutti gli ammalati. Non è che tutti gli ammalati hanno avuto o hanno il miracolo per sua intercessione, no. Significa una presenza che illumina, una presenza che incoraggia, una presenza che consola, una presenza che dà sollievo. Questa è la prima strada, la strada maestra. E se su quella strada della carità tu puoi anche poi portare una parola del Vangelo, ecco che ancora di più la strada del cuore di chi ti ascolta si allarga, perché la carità, l'affetto che puoi per le persone allarga la via del cuore per accogliere anche una parola in più, che senza la carità non avrebbe senso, che senza l'affetto sarebbe rigettata. E chi sei tu che vuoi fare lezioni a me? Chi sei tu? E certo, chi sei tu? Ma se io ti voglio bene, ti amo, ti sto vicino, tu sei contento se apro la bocca e ti dico qualcosa. Quante volte per pudore all'ammalato noi non diciamo niente perché non sappiamo cosa dire, e lui ci guarda e ci dice: ma non mi dici proprio niente, perché vuole la parola. Quando sente l'affetto vuole la parola, quando non sente l'affetto quella parola diventa una specie di giudizio, una specie di consolazione molto superficiale che non fa altro che aumentare il dolore e anche la disperazione del paziente. Allora che significa seguire Antonio? Seguire la via di evangelizzazione concreta che il Signore ci mette davanti senza tirarci indietro. Senza dire questa via non è per me. Senza dire io ho altre strade da fare. E chi le ha stabilite queste strade? Forse il tuo interesse, forse i tuoi sogni,
forse i tuoi desideri, ma le strade devono passare in mezzo all'umanità. E non si può fare una strada personale che non tenga conto dell'umanità che ti è vicina. Quante volte le nostre strade, anche volontariamente, travolgono l'umanità che ci accade. E travolgiamo quindi andare avanti. Invece la strada si costruisce in mezzo ai uomini. La strada si individua insieme ai fratelli. La strada si attarda, si ferma insieme ai fratelli secondo i loro bisogni e le loro necessità. I fratelli francescani itineranti danno proprio questa immagine, non di chi cammina e travolge l'umanità, ma di chi cammina, si ferma e con l'umanità traccia percorsi. Si è proprio dell'itineranza religiosa, ma dell'itineranza francescana. Antonio è stato un frate molto itinerante. Se da Coimbra in Portogallo è arrivato via mare a Padova, penso che sia stato molto itinerante. Ma tutti i suoi itinerari sono passati in mezzo ai bisogni, alle necessità, alle richieste, alla presenza delle persone, mai sopra le persone. E anche quando ha dovuto affrontare gli eretici, dove poteva sembrare che fosse qualcuno che va lì a combattere, è andato lì per offrire la verità, non per combattere le persone. Però aveva di fronte persone che la pensavano diversamente, persone che difendevano la loro posizione, e quindi anche lì non si poteva diventare persone che distruggono, evangelizzatori che condannano. Evangelizzatori che nel rilevare l'errore presentavano anche il seme della verità. Ma su tutte le strade dell'itineranza di Antonio c'è sempre un percorso segnato dalla presenza dei uomini e delle donne, dei fratelli e delle sorelle. Mai un percorso che ha travolto uomini e donne, fratelli e sorelle. Mai. Carissimi, avviciniamoci ad esempio dell'evangelizzatore perché ci interessa. Ad esempio di colui che ascolta e porta il Vangelo. Ascolta, vede e si preoccupa delle necessità dei fratelli. Questo ci riguarda personalmente. E in questo modo tutta la Chiesa ne sarà più forte. Tutta la Chiesa diventerà portatrice di pace tra le case dei uomini, perché i missionari come detto Gesù del Vangelo devono girare nelle città per portare il messaggio della pace. Ma c'è una parola che dobbiamo riflettere dal Vangelo. Quando tu entri in una casa e dici pace in questa casa, se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di voi, altrimenti ritornerà su di voi. Questa parola che mi preoccupa tanto. È possibile che ci sia un rifiuto del messaggio della pace? Certo che è possibile. Perché forse in un momento inopportuno in cui noi entriamo, forse perché c'è un'ostilità verso i fratelli per quello che uno ha subito, forse perché ci sono altri pensieri per la testa, altri modelli di vita per cui il barugio di pace genera una reazione. Antonio che porta la pace agli albigesi che professano un altro confessione cristiana. Non è facile. Ma quel ritornerà su di voi, che significa? Un dono rifiutato, senz'altro. Ma da parte tua, quel rifiuto non deve toglierti la pace. Quante volte mi è capitato di dover incoraggiare persone che hanno detto: ma io è la terza volta che chiamo mia cognata nemica, e per la terza volta mi è tirato lo sguardo. E che facciamo? La quarta volta gli diamo lo scaffo alla cognata, la spingiamo per terra alla cognata.
Quella pace che torna a voi significa che tu non devi perdere. Può essere figlio della pace. Perché il fatto che l'altro lo rifiuti potrebbe far sì che anche tu perda la pace. Sicuramente perdi la serenità perché ti chiedi, ma come mai non accetta l'offerta della pace? Ma dall'altra parte devi continuare a essere figlio della pace. Perché ci sarà ancora un'altra occasione, e un'altra ancora, un'altra persona, e altre persone a cui dovrai dire pace. E se tu hai perso la pace, cioè quel rifiuto ti ha incattivito, quel rifiuto ti ha tolto la speranza di essere un pacificatore, quel rifiuto ti fa dire per d'ora in poi anch'io sarò un guerrafondaio nella famiglia, con gli altri, a livello politico. Sono tanti i fronti per fare guerra, sono tanti i fronti. I ragazzi cominciano a scuola a fare guerra. Figuriamoci se mancano i fronti per fare la guerra. La pace che torna su di noi sia proprio questa. Il vero evangelizzatore che ha profonde radici di fede non perde la gioia di essere un figlio del Dio della pace. Alla prossima occasione dirà ancora pace a te, pace a te, sorella. Ecco perché siamo cristiani, come insieme abbiamo preso alcune considerazioni del nostro essere credenti e del nostro agire da credenti, incoraggiati e non scoraggiati da Satana. Perché se lui con la sua perfezione dovesse scoraggiare, io direi l'anno prossimo non facciamo più. Tutti hanno alzato la testa, solo l'ultima frase che abbia colpito, anche se lo bene, non ho detto non facciamo la festa, tutti hanno alzato la testa, ho detto se Sant'Antonio dovesse scoraggiare anziché incoraggiare, allora non serve fare la festa, ma siccome lui non ci scoraggia, anzi ci entusiasma, la festa la facciamo bella quest'anno e ancora più bella la prossima. Amen. Amen.